Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Londra che mi chiede: dottore, ho provato di tutto per dimagrire, per tornare al mio peso ideale, pesavo 60 kg quando avevo 20 anni, adesso peso 110 kg, ho provato tutto, diete, ho letto libri, sono andato in palestra 1000 volte, 1000 discipline, poi sono tornato indietro perché perdevo la voglia. Cosa mi consiglia con l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola? Io gli ho consigliato che finché non toglie l'immagine subconsciente, inconscia, che lo fa ingrassare, tutto sarà inutile. Ed esiste un audio MP3 molto potente e naturale DCS dal titolo Ipnodieta, che ti fa dimagrire alla velocità della luce senza quasi fare nulla. Ti prego, non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto provare, provare, provare e meravigliarti del potere della tua mente. Premesso ciò, rifletti un attimo. Perché una persona ingrassa? Dalle mie esperienze dirette e indirette, una persona ingrassa, ci sono varie cause che soltanto il tuo subconsciente conosce, d'accordo? Parti da questo presupposto. Io non conosco nulla tranne che guidare il tuo subconscio a scoprire quali sono le vere cause. Però rifletti un attimo. La paura della morte fa ingrassare? La risposta è sì, sì, sì. Perché fa ingrassare la paura della morte seminata dalla TV Covid, dalla TV paura? Intendendo per TV anche i social, la radio, i mezzi di comunicazione di massa, i mass media. Perché? Perché l'essere umano nell'arco dei secoli è passato da vacche magre a vacche grasse, da carestia a periodi di abbondanza. Quindi che cosa succedeva, se osservi anche il mondo animale? Che l'uomo quando aveva da mangiare ingrassava per poi dimagrire quando c'erano periodi di carestia. E questo a livello subconsciente è registrato, la nostra memoria profonda ce l'ha registrato. Quindi all'epoca, quando si mangiava in periodi di abbondanza, perché non si sapeva mai se succedeva il periodo di carestia l'anno dopo, si mangiava perché inconsciamente si aveva paura di morire, della morte. Anche adesso nell'Africa più nera esistono popolazioni che ingrassano per poi dimagrire la stagione dopo, quando non c'è nulla da mangiare o quasi. Il meccanismo, ragazzi, è lo stesso. Per cui se io ho o percepisco a livello subconscio una paura immaginaria, perché di fatto non c'è reale pericolo di morire, ma il subconscio, ricordati, l'88% della tua mente non distingue la cosa vera dalla cosa immaginata ed esegue la lettera, i tuoi ordini, le tue istruzioni, che ogni tuo desiderio è un ordine, dice il genio della lampada di Aladino. Bene, ti porterà a mangiare, come se quasi quasi volesse farsi delle riserve di grasso per non morire, anche se la paura non è altro che una paura trasmessa dalla TV. Poi ci sono altre ragioni per cui uno mangia, ad esempio il marito, la moglie non lo guarda, lo dà per scontato, quindi inconsciamente dice: ah, non mi vede più, non mi vede più, non mi vede più. Ogni tuo desiderio è un ordine, quindi ti fa allargare, così non può sfuggire alla vista di tua moglie o di tuo marito. Ce ne sono tantissime altre cause subconsce che la tua ragione non conosce. Il fatto che tu non te le spieghi non significa nulla, amico mio, amica mia. Quindi se tu vuoi veramente, anche senza fare sessioni online di ipnosi DCS con il sottoscritto, che al momento sono sospese, puoi scaricarti quest'audio molto potente e naturale DCS, unico al mondo, e ti meraviglierai del potere della tua mente, dell'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio e amica mia, e conclusioni delle conclusioni: attento a ciò che dici e a ciò che pensi, perché può diventare la profezia della tua vita. Questa bellissima frase l'ha detta nel 1100 d.C. San Francesco d'Assisi.
e non aveva studiato l'ipnosi, ok? Pauca Intelligentibus, poche parole alle persone intelligenti. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima.